Buonasera dall'aula della Commissione Decima del Senato, dove ci hanno provvisoriamente collocato in attesa dell'assegnazione dei nostri spazi, o meglio, noi della Camera siamo ospiti dei colleghi del Senato. Oggi è martedì 12 marzo, sono più o meno le 16:15, così contestualizziamo il momento. E siamo appena tornati, questa folta e nutrita delegazione di senatori e deputati, dall'incontro con una piccola delegazione del PD per avviare i lavori della macchina parlamentare e quindi insomma degli organi istituzionali di Camera e Senato. Abbiamo oggi iniziato a portare il metodo 5 Stelle all'interno delle istituzioni parlamentari. Abbiamo fatto presente che eravamo lì per quanto folta e nutrita delegazione in fase di ascolto, che tutto quello che ci è stato detto noi lo riportiamo adesso pubblicamente a voi, domani ai gruppi parlamentari, quindi ai colleghi assenti oggi, e quindi soprattutto tra l'altro a voi, i nostri concittadini che ci avete mandato in Parlamento. E abbiamo iniziato a creare un metodo trasparente e partecipato di lavorare per far funzionare le istituzioni democratiche del nostro paese, in questo caso il Parlamento, perché noi siamo all'interno del Parlamento. C'è stato questo incontro, abbiamo parlato della prima scadenza che abbiamo, che di venerdì prossimo, cioè l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, a cui seguiranno nei giorni successivi le elezioni dei vari membri degli uffici di presidenza sempre di Camera e Senato, quindi vicepresidenti, questori e segretari. E il metodo, il principio che abbiamo voluto sottolineare è trovare persone all'altezza dell'importanza e della dignità che questi ruoli istituzionali comportano, che la nostra proposta sarà ovviamente all'altezza di questi ruoli, di queste alte aspettative che noi cittadini abbiamo nelle persone che mettiamo a ricoprire tali istituzioni, e che quindi nei criteri di scelta dei nostri candidati ci atterremo alla maggior competenza e profilo alto tra le persone che formano i nostri gruppi parlamentari e che saranno indicati dai gruppi stessi come candidati per le varie cariche istituzionali. Quello che abbiamo voluto evidenziare è che ci aspettiamo ovviamente che all'interno della ricerca di queste figure istituzionali si tenga conto di quello che è stato il ruolo che i nostri concittadini hanno assegnato alle varie forze politiche. Noi specificatamente alla Camera siamo la prima forza politica, al Senato pure siamo ben messi, insomma, mi sembra. E quindi ci aspettiamo che le altre forze politiche rispettino la volontà espressa dai nostri concittadini nel momento in cui si sono espresse attraverso il voto. E ci aspettiamo sempre dalle altre forze politiche che i candidati che loro proporranno siano all'altezza del ruolo per i quali appunto vengono candidati, e che siano persone di specchiata moralità, che abbiano dei profili di trasparenza ed etica, che non siano nominativi, che in questi anni hanno contribuito nel bene e nel male a portare il paese al punto in cui siamo, e che soprattutto siano persone che abbiano una totale assenza di conflitti di interesse rispetto alle posizioni per le quali vengono candidati. Questo è il metodo che noi abbiamo portato oggi all'incontro, e questo è il messaggio che vogliamo dare a voi che ci avete messo all'interno delle istituzioni parlamentari. E nei prossimi giorni, noi domani, entro la serata di domani, ci riuniremo e quindi avremo i nostri nomi dei candidati per la presidenza di Camera e Senato, e vedremo se la disponibilità e l'ascolto che oggi questo gruppo PD ha dimostrato effettivamente si tradurrà in nomi all'altezza delle aspettative dei cittadini. Per ora è tutto, ci vediamo nei prossimi giorni. E comunque non facciamo alleanze.